Bene, gente, continuiamo con la bellissima avventura di Hollow Knight e andiamo avanti col gioco. Nella partita precedente abbiamo fatto un bellissimo giro che ci ha permesso dal Colosso dei Folli di ritrovare un po' la via per quello che riguarda un po' l'area principale di gioco. Quindi dalle terre del riposo abbiamo trovato questo collegamento che ci ha permesso di ritornare qui, quindi abbiamo capito a che cosa serve questa stazione. Ok, una volta recuperato il pass che abbiamo recuperato alla linea disestata, e abbiamo quindi già fatto una sorta di percorso di ricollegamento di quello che già volevo fare, perché quest'area qui, insomma, questo treno era un po' il mio cruccio, no? Da inizio gioco, insomma, volevo capire dove portasse. Ora, sappiamo che dobbiamo andare a cercare i sognatori, ok? Ce li abbiamo qua collocati nella mappa. Quello che vorrei fare prima di andare avanti, quindi quello che vorrei fare in questa partita, è qua, le miniere. Ok, qui in alto c'era un altro percorso. Un altro percorso che ci conduceva alle miniere. Aia. Qui? Ah no, qui c'era solamente una roba da raccogliere, fa niente. L'avevamo già fatto, quindi torniamo su. Ora, tornando su, vabbè, ma chi se ne frega di questo? Andiamo avanti. Tornando su di qua andiamo verso le miniere, vabbè, picco di cristallo si chiama. Ok, abbiamo anche l'abilità, abbiamo acquisito anche l'abilità quella del distruggi pavimenti, dello schianto. E quindi da qui dovremmo poter accedere a questa zona. Meglio fare questa zona perché secondo me è un'area che è. No, ho sbagliato tutto. Andiamocene via. Non ho voglia di perdere tempo. Andiamo giù di qua. Qui anche questa è un'area che era un po' di tempo che avrei voluto provare, ma che non ero mai riuscito a fare. Eh no, non abbiamo le anime per distruggere il pavimento. Ok. Cosa mi dai? Uovo rancido. Non possiedi la mappa di quest'area. Qui ci ricollega a quell'area che in teoria qui avevamo già esplorato. Ok? Questo qua in parte l'avevamo già fatto, poi eravamo tornati indietro, non mi ricordo per quale strano motivo. Eravamo tornati indietro perché qua in alto, tra l'altro, mi sembra che c'eravamo pure stati. Perché forse c'era qualcosa che. Ma quanti colpi.
forse perché volevo fare del backtracking. Non mi ricordo di preciso. Aia. Ok. Lui si muore. Secondo me laggiù c'è un percorso. Dove vanno i minerali. No, non è vero. Comunque, proseguiamo. Allora, vediamo un attimo anche giù di qua, perché infatti... Ah, qua c'è il minatore, questo è amico. No, alle palle. Qui c'è la panchina per salvare. Ah, sembra molto, molto chill quest'area, eh. No, ho sbagliato. What? No, vabbè. Allora, un attimo. Torniamo indietro. Diamo un'occhiata prima a tutto qua. E poi pensiamo a... all'area successiva. Pezzo di merda. Di qua. Ah, ma qua è chiuso, merda. Un attimo. Di qua. Vaffanculo. Un vermicello. Arrivo vermicello. Aiuto, vaffanculo. E vaffanculo. E vaffanculo. Vai. Giù. Che cazzo. Ma no, ma dai, ma davvero devo ripartire da qua? Davvero devo ripartire da qua? Porca puttana. No, qua non ho capito. Ah, col dash, aspetta. Vaffanculo. E che cazzo. No, allora mi servono... Ma... Ci muoio. Ci devo morire qua in questo buco di merda. Ho capito, mi ha dato un... Mi ha dato un teschietto. Poi io ho bisogno di tanti teschietti.
Cazzo, ma queste vanno più veloce. Ci muoio. Vai. Che cazzo. Porca puttana. Devo rifare tutto. No, devo scendere giù di qua. Mamma mia, che palle. Vai, questo qua. Dobbiamo stare attenti ai potutissimi laser. Ok, di qua si va, a sto punto andiamo a vedere. Ah, perché qua c'è la mappa. Merda. Porca merda! Di qua c'è il mapparo. Vuoi scalare la montagna? Ho sentito che è una lunga strada per arrivare fino in cima, troppo in alto per i miei gusti. Non sono un amante delle grandi altezze. La mappa la compriamo però. Picco di cristallo, quindi non sono miniere ma una montagna. Ok, quindi in teoria se qua non si va da nessuna parte. Quindi, qua come faccio? Come faccio a salire lì in alto a prendere quella roba? Quindi, in teoria, dovremmo prima esplorare tutto quello che sta sotto. Avrebbe molto più senso. Prima esploriamo tutto quello che sta sotto e poi andiamo avanti. Vabbè, saliamo su sta montagna, dai, poi vediamo. Aia. Sì, ma qua è una palla assurda. Panchina. Oh merda! Ah! Vaffanculo. Merda, 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 merda. È scappato. Fatta giornata. Si sale. Ah, aiuto. Ok, ho sbloccato qualcosa. Ok. Dobbiamo salire su. Però se noi andiamo giù dovremmo poter esplorare tutte quelle aree. Oh merda.
Continuiamo a scendere, vediamo dove ci conduce. Ecco, di qua già, qua per entrare ci si deve tirare quella leva. Qua non volevo scendere. Allora, però possiamo risalire. Allora, un attimo. Vaffanculo. Risali. Oh. Di qui ci riconduce al percorso che stavamo facendo prima. Oh, un vermicello. Arrivo vermicello. Qua il vermicello è... Madonna, questi battono a 3000 all'ora, oh. Due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno. E com'è? No, un attimo, questo non l'ho capito. Allora, lui va giù, poi quello va giù. Ok. Memo me pepe pepe. Quindi questa è fatta. Ah, ho anche interrotto il meccanismo. Ottimo, questo ci riconduce al percorso che precedentemente avevamo esplorato, quindi anche questo è fatto. Sì, vedete qua stavo seguendo il cartomante, quindi possiamo scendere ancora e esplorare la parte sottostante e poi a quel punto, una volta fatto tutto, possiamo risalire al culo. Una volta fatto tutto possiamo risalire. Andiamo a vedere giù intanto. Qua è chiuso. Niente, non mi posso. Ok, questo è aperto. Ottimo. E questa però è chiusa. Dobbiamo scendere, credo. Allora, vediamo. Secondo me... No. Non si può distruggere. Niente, torniamo su. Che palle questi pungiglioni. Qua è chiuso. Quindi niente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fanculo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1,
due, tre, quattro. Wow. Uno, due, tre, quattro. Aia. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Che cazzo. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno. Questo è difficile, eh? Uno, due, tre, quattro. Aiuto, ragazzi, ma aiuto. Allora, scendiamo giù di qua. Oh, Mimome. Questo l'ho liberato. Solo che se scendo... Ah. Questo sembra abbastanza semplice. Uno, due, tre, quattro. Uno, due. Olè. Dovrei aver bloccato tutti i meccanismi. Anche quest'area è stata fatta con due teschiati, ragazzi, attenzione. Vediamo se adesso allora qui andiamo a vedere di qua. Così. Recuperiamo. Ancora non siamo nel... nella strada principale, quella che avevamo già affrontato. Ora sì. Ora sì, vi ricordate? Questa parte qua? Io la ricordo benissimo perché ho sofferto tantissimo. Questo ci aiuta a respirare un po', va? Ok, ritorniamo indietro perché c'è da scendere ancora. E giù non sappiamo cosa c'è. Allora, andando giù di là ci dovrebbe riportare alla panchina, la zona iniziale. Sì, ho capito, però cazzo, cioè, va bene tutto, però questi non possono mettere le fottutissime stalattiti in un punto del genere. Vaffanculo, cioè... Qua dove cacchio siamo finiti? Madonna santa. Ah, siamo finiti giù, vabbè. Oh, ma siamo nuovamente qui.
Siamo nelle terre del riposo. Sbatti, sapete cosa significa sta cosa? Che dobbiamo rifare tutto. Tutto. Quindi, andiamo di qua. Dobbiamo rifare tutto. Siamo finiti giù. Dobbiamo ritornare qui, riprendere la ferrovia no, cioè volevo dire sì. Dobbiamo riprendere la ferrovia e ritornare nell'hub principale per poi riaddentrarci. Vedete dove siamo? Praticamente, noi siamo rifiniti qua sotto e noi prima eravamo qua in alto, dove c'era sta panchina qui. Siamo finiti giù qui. Pam! Siamo finiti direttamente giù qua. Ritorniamo su, ovviamente. Ora, vedete qua secondo me, questa zona qui, vedete qua c'è la possibilità di andare avanti, ma per il momento c'è preclusa, secondo me ci serve qualche abilità particolare. In ogni caso adesso non resta che salire su, provare a salire su in cima per picco di cristallo. Quindi quest'area qui sostanzialmente è già stata esplorata, non resta che continuare a risalire nuovamente. Mentre allora noi eravamo scesi giù di qui, ma andando di qui in teoria dovremmo ritornare alla panchina. Vediamo se è vero. Allora qua in alto sapevo che c'era qualcosa. Uovo rancido. Allora, diamo giusto un'occhiatina da questa parte, ma no, qua non c'è nulla. Allora scendiamo. Vaffanculo. Ci volevo provare. E qui ritorniamo alla nostra ben amata panchina. Ok. Siamo sempre nuovamente all'inizio, però volevo provare questa via. Quindi ritorniamo nuovamente di qui, risaliamo e arriviamo. Raggiungiamo il punto più alto. Raggiungiamo il punto più alto. Ok, qui è dove avevamo trovato il cartomante. Ok, poi eravamo saliti leggermente e avevamo la panchina qua sopra. Questi hanno un attacco che è devastante. Ok, questa qua era la panchina che già avevamo visto. Qui in alto non c'eravamo stati. Non c'eravamo stati perché qui in alto non è possibile salire. Ok, niente, l'unica cosa che possiamo fare è salire di qua. Questo qua è il vialone. Ah, lì c'è qualcosa. Lì c'è qualcosa però. Però non ho capito come si fa a prenderlo. Perché, ah no, ce la possiamo fare. Così. Chiave del negoziante. Chiave del negoziante. Cosa può servire a questa chiave? Mi viene in mente che possa essere qualcosa che c'ha polveria. Però
Oh. Bama, ti giuro. Ah, che bel panorama, non trovi? Non sono affatto sorpreso che tu sia sopravvissuto ai pericoli di queste scintillanti caverne. Emani un'aura di forza, avresti un aspetto intimidatorio se non fossi così piccolo. Goa, Ti quanto hai da rattrista me? aver visto quei minatori laggiù sfiancarsi incessantemente nel loro lavoro senza fine? Anche se spogliati delle loro menti, continuano a portare avanti il loro compito. Si dice che il cristallo contenga una sorta di energia meno potente delle anime controllate dai cittadini e molto meno letale. Di che energia è? Non so. È strano che io sappia i dettagli di avvenimenti tanto antichi. Mi chiedo da dove vengano queste mie conoscenze. Anamato Churonan. Da questa stanza riesco malapena a distinguere le luci di quella piccola e triste città. Dubito che i suoi abitanti siano in grado di capire la grandezza del mondo che li circonda. Penso si tratti di Pulveria. Quindi, non possiamo salire. Ah, di qui non è possibile salire. In alcun modo. Secondo me. Ho come il timore che dovremmo entrarci qui. Più avanti, forse. E dai, muoviti, stupido cristallo vivente. Diario del viaggiatore. Oh, allora, questo qui. Ah no, però mo è chiuso. Però qui già abbiamo sbloccato un passaggio che inizialmente ci era precluso, perché vi ricordate che noi da qui eravamo saliti e avevamo trovato questa parte chiusa, perché ovviamente dovevamo tirare questa leva. Ora l'abbiamo potuto fare. Ok, abbiamo sbloccato anche questo, che prima era chiuso, vi ricordate? Questo è l'ascensore. Noi prima cosa avevamo fatto? Eravamo andati a sinistra ed eravamo avanti sotto, ma mai a destra, perché appunto c'era questa porta chiusa. Abbiamo sbloccato questo passaggio qui. Questo è un luogo completamente nuovo. Un attimo, perché sento una larvetta, secondo me. Non si può arrivare lì. Mettiamo un ping qui. Almeno ci ricordiamo che c'è uno di lui. Aia. Non sono semplici comunque queste parti, richiedono un bel tempismo.
E qua o saltavo o finivo giù, cioè. Qua scendiamo. Oh, cara. Esamina. No, un attimo, che è successo? Ha acquisito cuore di cristallo. Tieni premuto L2 mentre sei a terra, sei aggrappato a un muro per concentrare la tua forza. Rilascia il pulsante per gettarti in avanti e librarti in aria. No, vabbè, raga, ma questa è una figata. Quindi se vado giù di qua muoio, giusto? Sì. Ma questo ci apre un mondo, eh? Oh, abbiamo liberato il vermino. Ok, perfetto. Possiamo togliere il ping da qua. Ok, questo era quello che ci serviva, ragazzi. Questo era quello che ci permetterà di fare un sacco di backtracking. Tipo, ad esempio, altra zona che si potrebbe andare a vedere è questa qua. Ma ce ne sono mille comunque di zone. Il problema ora è ricordarsele tutte. Però ad esempio questa è un'altra zona che ci dovrebbe permettere di fare del backtracking. Oppure da picco di cristallo tornare indietro di qua. Ce ne sono un sacco di aree papabili ora. Ok, torniamo di qui, perché ora secondo me davvero non abbiamo più limiti a quello che possiamo fare. Vediamo, eh. Aiuto! Ah, porca vacca, devo centrare meglio. Ok, niente, ci riproviamo. Vai. E scopriamo andiamo adesso. Picco di cristallo. Ma dai, ma siamo ritornati a Pulveria. No, no, l'ascensore mi serviva. Merda. Merda, ragazzi, l'ascensore. Ah, no, ritorna, l'ascensore ritorna, grandissimo. Grandissimo. Ok. Va bene. Direi che possiamo provare a tornare indietro. Cerchiamo di approfondire quest'area il più possibile. C'è ancora qualcosina che ci manca, secondo me, tipo il balzo verso l'alto. Perché ci sono luoghi che ancora io non ho ben capito, eh. No, ho sbagliato. Che figata. Abbiamo anche imparato a volare.
quella parte là in alto, quella parte là in alto è incognita. Ora, quello che vorrei provare è, allora, qui secondo me non si può salire. Provare ad andare a vedere o qui a destra e poi qui in basso. Anche questi sono tutti luoghi che abbiamo già fatto, raga. Io faccio dei piccoli tagli come sempre, perché sennò i video diventano una roba assurda. Sì, di qua. Ok, qui in alto. No, qua non riusciamo. Qui non riusciamo. Andiamo sotto. Andiamo a vedere sotto. Ritorniamo indietro. Ma ho preso qualche potere. Tenebra discendente. Premi cerchio mentre tieni premuto giù per colpire il terreno con un'esplosione di energia. L'incantesimo consuma le anime. Rigenera le anime colpendo i nemici. Ok. Quindi faccio più male di prima adesso. Ma. Ok, dobbiamo andare a recuperare però il vermicello. Olè, ma ce l'abbiamo fatto il primo colpo. Vabbè, meglio così. Ok. Mentre. Ma giù di qua. Giù di qua muoviamo. Come delle merde. Niente, ok, vabbè. Comunque l'avevamo già esplorato quella zona. Ok, niente. Abbiamo finito anche quest'area, raga. Quindi. Aiuto! Io direi che poi dal prossimo video possiamo andare a fare un sacco di robe. Perché, ad esempio, avete presente Verdevia? Vi ricordate qua, ad esempio, non era possibile avanzare perché non eravamo in grado di volare. Ad esempio, oppure ci sono tante altre zone dove la via ci è preclusa. Qui, per il momento, secondo me ci serve qualche altra abilità per salire. Ora non possiamo farlo. Però riguardando un po' la mappa ci sono tante cose, tante aree che con questo jump possono essere esplorate. Niente, io spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se volete supportare il canale con un piace o un'iscrizione fa sempre strapiacere. E ci vediamo alla prossima. Bella, ciao.